7-0, un risultato che parla da sé, ma mister Cormaci, Antonio Cormaci, tiene i piedi ben saldi per terra. No, al di là del risultato che vabbè, è importante vincere e prendere questi tre punti, ora per noi inizia il vero campionato, perché ora affronteremo di fila il Cinque Frondi domenica, poi avremo in casa il derby con la Bovese, insomma affronteremo le squadre che alla fine in classifica sono la griglia dei play-off, quindi fare bene in questo periodo potrebbe davvero farsi festeggiare, quindi sì, siamo contenti per la vittoria di oggi, però ancora ci sono dei mattoncini ancora per finire la nostra costruzione. C'è spazio per tutti, per le Spitfire, per i Mosquitos, per i Galletti di Primo Canto e anche per qualche Tyrannosaurus Rex appena scappato da Jurassic Park. Guarda, il nostro lavoro è iniziato il 12 agosto. Dal primo giorno ho detto ai ragazzi che noi puntavamo per avremmo dovuto cercare di salire in promozione. Oggi 24-25 gennaio la classifica dice che siamo in classifica, quindi non è facile portare sul campo tutti i desideri che abbiamo. Abbiamo una squadra di ragazzi di merito, giovani, meno giovani, quindi questo ci riempie d'orgoglio perché tutti stiamo cercando di portare questa squadra in promozione. La partita del San Roberto Fiumara è durata 45 minuti di gioco, ne parliamo col mister Gregorio Squillaci. Sì, è durata solo 45 minuti per problemi fisici dei ragazzi, a fine primo tempo ho dovuto sostituire il portiere per un infortunio che ha avuto ed è entrato un ragazzino, anche se ha parato quello che ha potuto parare, diciamo, però non posso dire niente al ragazzino perché era anche che se erano dei tiri imprendibili, però pazienza, il calcio è questo e il portiere l'ho dovuto cacciare perché non ce la faceva più. Non era questa la partita della vita? Ma sicuramente, però non siamo venuti qua a Melito noi per farci una passeggiata, noi avevamo delle altre aspettative, avevamo preparato una partita sicuramente in un'altra maniera, però è andata così.